audizione informale dell'avvocato Pier Giovanni Alleva, già professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, degli avvocati Carlo Guglielmi, Vincenzo Martini e Antonio Raffone, nell'ambito dell'esame della proposta di legge 1423 Costanzo, recante disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo anche la partecipazione da remoto in videoconferenza di parte degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta e il regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto altresì che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante web TV ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso degli interessati. Io credo di sì. Non essendo obiezione, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la relazione non potrà avere una durata superiore a 7 minuti, in modo da lasciare spazio ad eventuali quesiti ai deputati per le repliche. Nel ringraziare gli intervenuti per la loro disponibilità, cedo immediatamente la parola al professor Pier Giovanni Alleva. Prego, professore, se ha qualche problema, 7 minuti, l'ascoltiamo e grazie. Speriamo vada tutto bene. Ecco, io do un parere molto favorevole su questo progetto di legge perché ha una caratteristica importante che voglio sottolineare. Avvicina due istituti che nel concreto, nel sociale, hanno dato luogo a problematiche gravi. Da una parte gli appalti, dall'altra appalti di manodopera in particolare, dall'altra le cooperative di lavoro, nella forma le cooperative spurie. Il problema nasce ovviamente con l'ammissibilità, con la riconosciuta ammissibilità degli appalti cosiddetti di manodopera, e nei quali in sostanza ciò che viene poi appaltato è un servizio e viene somministrata il lavoro, cosa che una volta ai tempi legge 1369-60 era vietata. Questa è la forma generale, diciamo, dello sfruttamento pericoloso, ma che diventa, e qui l'accostamento è importante, tanto più grave e più acuta quando l'impresa appaltatrice, quella che fornisce la manodopera, è una cooperativa in pensione di lavoro. In questi casi noi vediamo che si raggiunge il massimo dello sfruttamento. In altre parole, il datore di lavoro non utilizza personale proprio per la produzione, ma affida la produzione apparentemente a una cooperativa, la quale soltanto gli somministra lavoro per il suo stabilimento, per la sua organizzazione produttiva, e questa cooperativa applica condizioni molto peggiori ai suoi cosiddetti soci lavoratori rispetto a quelle che sarebbero applicate direttamente dal committente. Questo è il meccanismo, un meccanismo che si è diffuso veramente in maniera pandemica. Faccio presente che oggi le cooperative con questa funzione, cosiddette cooperative spurie, hanno come numero addirittura superato le cooperative tradizionali, quelle iscritte alle grandi confederazioni. Quindi il progetto ha il merito di intervenire sull'uno e sull'altro lato del problema. Per quello che riguarda le cooperative di produzione del lavoro, rende effettivo un qualcosa che si è sempre detto, ma in realtà non si è mai fatto, e cioè la separazione del rapporto associativo e il rapporto di lavoro. La teoria dualistica cosiddetta, che separa queste due situazioni, viene nettamente sottolineata e portata fino alle sue ultime conseguenze, cioè col contratto sociale le persone, i lavoratori, costituiscono il loro datore di lavoro, la società cooperativa, con la quale poi hanno un normale. Ogni problema viene sanato se si tiene fermo questo principio, perché quei rapporti di lavoro saranno dei normali rapporti di lavoro a cui si applicheranno le norme sulla stabilità del posto di lavoro, a cui si applicherà la contrattazione collettiva normale e a cui, con possibilità di adire il Tribunale del Lavoro.
Viceversa, l'esperienza della legge 142 è stata un'esperienza estremamente negativa, perché dopo aver detto in principio che appunto esisteva il doppio rapporto, in realtà poi il rapporto associativo si è mangiato l'altro e noi abbiamo una situazione assolutamente di minor tutela del socio lavoratore rispetto al lavoratore. E il socio lavoratore a sua volta altri non sono purtroppo ormai che lavoratori, diciamo, appartenenti alle fasce marginali del mercato del lavoro, soprattutto extracomunitari, che così possono essere tranquillamente sfruttati nell'ambito di appalti che sono appalti di mera manodopera, ma con affidamento a un appaltatore che è la cooperativa, la quale non dà nessun affidamento e per lo più non fanno altro ogni 2 o 3 anni che chiudere, lasciando debiti contributivi, fiscali, eccetera, salvo riprendere un po' il gioco, nuovamente. Questo non sarà più possibile nel momento in cui noi avremo le cooperative che applicheranno davvero strutturalmente il diritto del lavoro. Una notazione importante che ho trovato è quella per cui le cooperative spurie cosiddette, quelle appunto che inquadrano, raccolgono lavoratori marginali o lavoratori extracomunitari, per poterli meglio sfruttare, si basano sempre su dei falsi. Ci sono i verbali di false associazioni, di false assemblee, di false elezioni, perché ovviamente questi lavoratori qui non svolgono nessuna attività sociale democratica. E per questo allora bisogna che la falsità ideologica in questo tipo di documenti interni sia eccezionalmente equiparata alla falsità in atto pubblico. E non è un'esagerazione, per il buon motivo che la Carta Costituzionale, che la Corte Costituzionale lo ha confermato, protegge e promuove la cooperazione e quindi deve tutelarla al massimo grado anche contro la cooperazione spuria. L'altro aspetto, quello che in un certo senso è a monte, cioè l'appalto. L'appalto ad alta intensità di lavoro, come si dice, o di sola manodopera, viene ammesso con molto rigore da questo, riprendendo poi una giurisprudenza antica ma molto importante, la quale diceva può essere anche fatto di solo lavoro l'appalto, purché sia un lavoro che abbia un'esplicazione, cioè un lavoro super qualificato, purché vi sia, diciamo, un differenziale di potenziale professionale tra i dipendenti del committente e quello dell'appaltatore, che fa sì che ci si rivolga per l'appunto all'appalto. Senza di questo l'appalto è illegittimo e non conta ciò di cui invece ci si vuole far accontentare impropriamente, che semplicemente i lavoratori dell'appaltatore siano diretti da un caposquadra dell'appaltatore. Questo è un vergognoso caso di nient'altro che di caporalato industriale. Chiarito questo, la norma prevede altre 2 cose importanti: il caso appunto che si applichi nel 2112 quando si ha in cambio l'appalto, e soprattutto quella che io voglio sottolineare perché è forse la norma più importante di tutti. Quel principio di parità di trattamento tra i dipendenti del committente e i dipendenti dell'appaltatore, quale che sia la forma che assume l'appaltatore, società di capitali, società cooperativa, eccetera, che hanno diritto allo stesso trattamento. La parità di trattamento tra dipendenti del committente e dipendenti dell'appaltatore è la chiave di tutto, perché rende inutili, non fruttuosi, non produttivi, gli appalti speculativi che mettono d'opera, e lascia sussistere solo quelli che hanno una giustificazione di tipo produttivo. Guardate che non è la regola attuale, questa è la regola c'era una volta. Oggi si è arrivati invece in maniera ingannevole a prevedere una solidarietà, sì, tra appaltatore e appaltante, tra committente e appaltatore, ma soltanto per il trattamento deteriore che l'appaltatore fa ai suoi dipendenti. Invece la parità deve essere una parità in alto. La parità
verso che riguardante il trattamento dei dipendenti del committente. Basterebbe questa norma, soprattutto le altre, se fosse la più importante, e direi che la palude mefitica, chiamiamola così, di questo sotto questa forma di sfruttamento verrebbe rapidamente prosciugata. Grazie professor Alleva. Adesso diamo la parola all'avvocato Carlo Guglielmi. Prego, avvocato, ha 7 minuti. A lei la parola. Sì, grazie a voi. Beh, diciamo, io parto subito dalla fine. La fine è che sono straordinariamente favorevole a questa legge. Se invece di avere una matita avessi una bacchetta, chiederei che venisse approvata così com'è. Però io sono stato sentito molte altre volte, invero nelle scorse legislature, sono sempre venuto a criticare dei provvedimenti di legge che poi sono stati approvati. E quindi penso che sia opportuno che oggi la critico in modo che così venga anche questa volta approvata. Che cosa volevo dire? Io, qual è il vero grande pregio che vedo in questa legge? Certamente quello di occuparsi anche del problema del lavoro dei soci di cooperativa, però quello è un problema settoriale come ce ne sono altri nel Paese. Il punto chiave che affronta questa legge, che la rende secondo me straordinaria, è che prende il problema del lavoro in Italia. Il problema del lavoro in Italia oggi è il problema degli appalti. Il problema degli appalti è il meccanismo su cui è stato costruito non solo ovviamente un progressivo, diciamo, impoverimento del lavoro, perché ogni 4 anni viene rinegoziato al ribasso la retribuzione in via permanente. Non solo una frantumazione, diciamo, produttiva, non solo ormai l'ANAC ce l'ha spiegato, è la strada attraverso cui passa la corruzione, non solo la DIA ce l'ha spiegato, è la strada a cui passa i capitali mafiosi, ma il vero problema è che è stata la strada di uno sviluppo a bassissima intensità tecnologica, produttività del complessivo sistema. Quindi il problema degli appalti è il vero problema del diritto del lavoro in Italia. Qual è il pregio di questa legge? Non solo e non tanto, secondo me, occuparsi del chi, cioè cooperative autentiche invece che spurie, ma quello di occuparsi del cosa e del come. Cioè, quali sono le due norme che vanno tenute necessariamente insieme se si vuole affrontare veramente questo problema? Le due norme sono quelle di che cosa è appalto e di come si subentra nell'appalto. Allora, su che cosa è appalto la necessità, l'ha spiegato bene Alleva, era quello di ripulire la nozione giuslavoristica di appalto introdotta dalla Biagi, ritornando alla purezza, diciamo, alla chiarezza del codice civile del 42, quindi è appalto solo quell'attività, cioè, o meglio, solo quell'opera o servizio che si possa chiarire contrattualmente, inseguire in autonomia con assunzione di rischio e uso di mezzi propri. Già questa norma toglierebbe il 90% dei appalti endoaziendali. Ma non basta questo, bisogna metterlo insieme alla disciplina della cessione di azienda. Perché? Perché con un utilizzo generalizzato del 2112 noi metteremo automaticamente fuori gioco la competizione sul costo del lavoro. Chi subentra in un rapporto già in essere, il costo del lavoro rimane immutato, la competizione è sulla qualità. O si introduce questo fatto, o altrimenti necessariamente il meccanismo dell'appalto sarà governato solo dalla competizione al ribasso sui diritti del lavoro e quindi tutto quello che ci siamo detti prima. Se questo io avanzo, poi lei mi scampanella, avanzo diciamo tre proposte critiche. La prima questione è che ciò che è stato previsto per le cooperative, ovviamente a parte quello che attiene più specificamente, scusate, mi scende contro la mia volontà, tranne quello che attiene più specificatamente all'aspetto mutualistico delle cooperative, va esteso a tutti gli appaltatori, perché sappiamo bene che essere una SRL di per sé non è una garanzia di tutela in nessun modo. La seconda questione è che, come diceva bene il professor Alleva, se si vuole dire che le mere prestazioni sono una dotazione aziendale sufficiente da rendere quel gruppo un'azienda,
occorre che siano altamente specialistiche. Questo è straordinariamente vero. Io però, diciamo, che cosa temo? Temo che esattamente come aver introdotto il riferimento nel precedente comma 1 dell'articolo 29 della 276 del 2003 al potere organizzativo e direttivo ha fatto sì che, come dire, i giuristi, che sono insomma, persone di ristrette vedute, si siano concentrati solo sul potere organizzativo e direttivo, nuovamente togliere al giudice la possibilità di scegliere che cos'è organizzazione e che cos'è rischio, dicendogli quando incontri attività specializzata ci sta, significa nuovamente creare un bacino in cui si invoglia l'azienda a esternalizzare questa volta non il lavoro più basso, ma il lavoro medio-alto, e al di là del ricorrere di quello che invece è importante ci sia, e cioè organizzazione dei mezzi, assunzione del rischio. Ultima questione, e con questo mi taccio, vedo che anche in questa proposta si propone una versione affievolita del 2112. Cioè, voi sapete tutti, anche perché l'avete letto sulla cosa, che dal 2003 fino al 2016 il nostro ordinamento si diceva quando c'è subentro in appalto non si applica il 2112. Nel 2016, per evitare una procedura di infrazione, è stato detto sì, si applica, tranne che ci siano importanti elementi di discontinuità. Ora si chiariscono meglio questi elementi, si dice non ogni discontinuità, non basta cambiare il colore della t-shirt, bisogna che sia nei mezzi o nell'attività. Però rimane sempre un approccio, come dire, affievolito. Ecco, io vi vorrei proporre questo, cioè forse potrebbe essere il caso di valutare, con questo veramente finito, che il problema non è limitare i casi in cui si applica e poi applicare tutta la disciplina. Perché qual è il motivo per cui ci sono delle remore nell'applicare la disciplina? Forse un motivo neanche del tutto assurdo, e cioè che quando un imprenditore vuole comprare un'azienda ci va dentro, ci dorme, parla, inchiesta, quando invece vince un appalto si trova un pacchetto a scatola chiusa e quindi è preoccupato dal fatto di dire ma poi dopo tutte le magagne precedenti mi arrivano addosso e allora questo potrebbe ingessare il mercato degli appalti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io vi dico, ma perché non diciamo si applica ordinariamente l'articolo 2112 in base ai dati europei, quando c'è cessione, quando non c'è? La differenza è sulle conseguenze, cioè tutto il personale passa, ma sterilizziamo il secondo comma del 2112, cioè quello che dice la solidarietà di alienante e acquirente rispetto ai debiti pregressi. In questo modo chi subentra non può competere sul costo del lavoro perché si deve prendere tutti i lavoratori, ma al tempo stesso non rischia che di dover pagare i debiti precedenti. Ma perché non rischia? Qual è la ratio? Perché quei debiti precedenti, se non li paga il precedente datore, li deve pagare il committente. In questo modo la tutela del lavoratore è inalterata e chi subentra nell'appalto subentra sapendo che non può competere sul costo del lavoro perché si prende i lavoratori nella condizione economica retributiva in cui sono, ma non rischia di dover, diciamo, rispondere di quello che ha fatto il precedente appaltatore. Grazie. Grazie a lei, avvocato. Adesso diamo la parola all'avvocato Vincenzo Martino. Prego, avvocato. Anche lei ha 7 minuti, appena sente la campanella vuol dire che manca un minuto. La ringrazio, spero di riuscire a chiudere prima la campanella. Io sono, anche perché sono stato aiutato molto dagli interventi dei due colleghi che hanno detto delle cose che condivido integralmente, che avrei detto anche. E sono anch'io molto favorevole, la ritengo una proposta organica, ben strutturata, di ottima fattura tecnica, con una serie di affermazioni di principio che consentono di affrontare in maniera adeguata quei fenomeni patologici e distorsivi del mercato del lavoro che noi ogni giorno quotidianamente affrontiamo nella nostra. La proposta, come è stato detto, lega insieme il discorso delle cooperative con il discorso degli appalti, in particolare toccando l'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003. Parto dal primo punto, cioè il contrasto alle cosiddette cooperative spurie, e cioè sono quelle, questo lo vorrei sottolineare con forza, che non rispettano le finalità mutualistiche che dovrebbero essere proprie della cooperazione, che è un fenomeno tutelato dall'articolo 45.
Noi sappiamo, lo vediamo tutti i giorni nelle nostre aule giudiziarie, non solo nei tribunali di lavoro, ma anche spesso nei tribunali fallimentari, dove andiamo a inseguire questi soggetti per recuperare i crediti dei lavoratori, che dietro a queste situazioni spesso si nascondono dei veri e propri fenomeni criminali. La condizione di ipersfruttamento dei lavoratori però non è l'unico elemento. Io vorrei sottolinearne un altro, che è l'elemento di dumping, di concorrenza sleale che queste cooperative fasulle svolgono nei confronti delle cooperative vere, quelle serie, quelle genuine, che sono le prime ad essere danneggiate da soggetti che partecipano alle gare di appalto sia delle imprese pubbliche che delle imprese private, ponendo condizioni di gara, facendo delle offerte che non sono sostenibili dal punto di vista economico e che vengono fatte solo perché quei soggetti sanno già che non pagheranno le competenze di fine rapporti dipendenti, che evaderanno i contributi, che non verseranno l'IRPE, salvo poi finire in qualche procedura concorsuale e ricomparire come l'araba fenice nei prossimi appalti con una denominazione. Quindi io credo che i primi soggetti ad essere veramente interessati all'approvazione di questa proposta di legge, oltre ai lavoratori di questi settori, che si trovano in condizioni di ipersfruttamento, sono proprio le cooperative sane, quelle associate alla Lega delle Cooperative. E quindi io credo che vi possa essere un consenso. Naturalmente le cooperative spurie non sono l'unico strumento con cui vengono operate queste, vengono posti in essere questi fenomeni di segmentazione e frammentazione del mercato del lavoro. Ci sono, l'ha detto qualcuno, i due colleghi che mi hanno preceduto, anche le semplici società a responsabilità limitato altro. È per questo che giustamente la proposta di legge si propone di affrontare il tema generale degli appalti, andando a toccare quella norma, cioè l'articolo 29 del decreto legislativo 1976, che più di ogni altra ha legittimato fenomeni che non sono così grossolani da rientrare nel diritto di mera interposizione, che pure è mantenuto nel nostro ordinamento nonostante l'abrogazione della legge 1369 del 60, ma sono più sofisticati, ma rappresentano per certi versi degli insidi anche maggiori. Il fatto che alla fine nelle aule giudiziarie si vada a indagare sostanzialmente su chi esercita il potere diretto su quei lavoratori impiegati nell'appalto è spesso fonte di grandissime difficoltà pratiche, perché quei soggetti, cooperative ma non solo cooperative, hanno ovviamente l'accortezza negli appalti di là, cosiddetti di lavoro intensi, hanno l'accortezza di creare una gerarchia intermedia, qualcuno che diriga in effetti la prestazione di questi lavoratori all'interno delle aziende del committente. Ma questo non basta, perché l'effetto di compressione della condizione dei lavoratori, quando il soggetto che gestisce l'appalto o il servizio, gestisce il servizio o l'opera, è un soggetto che applica una contrattazione collettiva deteriore rispetto a quella stipulata delle associazioni maggiormente rappresentative, e beh, questo è un fenomeno che prevede una rincorsa continua al ribasso, e i cambi di appalto di cui parlava l'avvocato Guglielmi un attimo fa sono l'occasione straordinaria per porre in discussione retribuzioni, condizioni di lavoro, turnazioni di lavoro, ore lavorate dei lavoratori che aspirano a essere assunti dalla società che subentra nell'appalto. Per questo fondamentale è una disposizione, quella dell'estensione dell'articolo 2112, che peraltro è una disposizione del tutto coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Un aspetto marginale, se ho ancora un minuto, ma solo apparentemente marginale,
è che, non voglio ripetere le cose già dette dai colleghi, quindi tocco un punto che non è stato toccato, è quello dell'equa ripartizione delle occasioni di lavoro. Che è una disposizione fondamentale, perché noi spesso ci troviamo a assistere a dei comportamenti discriminatori che non siamo in grado di fronteggiare nelle aule giudiziarie, perché sono più subdoli. C'è una riduzione, ci sono dei regolamenti delle cooperative che consentono la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro. Beh, questi vengono, questi poteri unilaterali attribuiti alla cooperativa vengono esercitate, e non sono riuscito nel mio obiettivo di fermarmi prima della scampanellata e la chiudo subito. Questa è una norma fondamentale, perché ci dà uno strumento che si aggiunge al discorso generale di parità di trattamento, ci dà uno strumento in più di cui siamo privi. Importante anche l'apparato sanzionatorio, non ho tempo per affrontarlo, ho presentato una brevissima memoria che è già disponibile della commissione, l'ho mandata all'indirizzo di posta elettronica della segreteria in mattina. La ringrazio e ringrazio tutti dell'attenzione. Grazie a lei, prof. Voglio anch'io fare complimenti alla deputato Costanzo per il drafting della proposta di legge. Voglio anche farlo nei confronti di Simone Carella, che è il suo collaboratore, persona molto preparata e molto brava veramente, quindi mi associo ai complimenti del professore. Quindi andiamo al prossimo audito, che è l'avvocato Antonino Raffone. Prego avvocato, anche lei ha 7 minuti, quando sente la campana vuol dire che manca un minuto e ci siamo. Prego, a lei la parola. Buongiorno, innanzitutto ringrazio la Commissione che mi ha invitato ad esprimere un parere, praticamente però tutti quelli che mi hanno preceduto hanno già detto tutte le cose rilevanti su cui non ritorno, se non per riprendere il giudizio complessivo che questa proposta di legge è un'ottima proposta di legge, molto 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 buona, veramente ottima. Ci sono naturalmente alcune considerazioni critiche e che farò tra un attimo. Innanzitutto però richiamo quello che ha detto l'avvocato Guglielmi sull'importanza fondamentale del richiamo all'articolo 2112 del codice civile, perché non ci sia interruzione tra un passaggio da una cooperativa all'altra, soprattutto perché è il sistema usuale per far perdere le tracce, e pur cambiando il semplice nome si perdono i crediti arretrati maturati nel frattempo. E la stessa cosa per quanto riguarda la ripartizione degli appalti che ha richiamato l'avvocato Martino. Io avanzo solo qualche dubbio per evitare di ripetere quanto è bello e buono. Il primo dubbio ce l'ho, anche se il professor Alleva ha detto che questo è fondamentale, ma qualche dubbio ce l'ho sull'articolo 3, lettera 1 e ter, in cui si dice che ci sono delle sanzioni penali e amministrative a carico degli amministratori di quelle cooperative che violano le disposizioni in ordine a un trattamento economico complessivo non inferiore a quelli delle organizzazioni previsto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e anche quello che riguarda la mancata applicazione dei contratti collettivi. Questo mi va non bene, benissimo, però è una considerazione che non si applicano queste norme al settore del lavoro ordinario, e quindi c'è un dubbio di qualche eccezione di costituzionalità che potrebbe inficiare poi tutto lo spirito della legge. La stessa cosa, e anche lo stesso rilievo, lo faccio per l'articolo 7 della proposta di legge, laddove si introduce la falsità ideologica in atti delle società cooperative. Questo, anche questo mi va molto bene, però è una sanzione che non esiste per le società ordinarie, fatte in questo modo, perlomeno così pesante. Quindi si tratterebbe forse di allargare il campo e introdurre in tutto il settore del lavoro queste disposizioni penali, oppure, e sarebbe questa la soluzione ideale, oppure evidentemente trovare una soluzione più morbida per quello che per quanto riguarda la questione delle cooperative.
E infine voglio anche richiamare l'articolo 8, la lettera C, laddove la lettera 8, la lettera C, nel dove si dice che il comma 3 bis della 276 esso è abrogato, ossia non, quando la legge del 276 prevedeva che in caso di vertenza giudiziaria si potesse, vedeva per bene ancora, si può chiamare anche il solo committente, o perlomeno notificare anche il solo committente dell'atto giudiziario. Il che va molto bene, perché il committente si preoccupa e sarà lui a individuare la cooperativa, quantomeno in ballo. Noi, difendendo i lavoratori delle cooperative, molto spesso inseguiamo dei fantasmi, non riusciamo mai a trovarli. Ma il committente lo si trova molto più facilmente, e quindi io non sopprimerei questa facoltà di citare anche il solo committente e modificare il suo nome. Ci troviamo quantomeno un alleato in queste cause. Ecco, io ho fatto una proposta su qualche rilievo solo per le parti negative, perché le parti positive sono state assolutamente illustrate. Beh, tengo presente che io aderisco pienamente e condivido pienamente, dico che è che è una proposta di legge ottima e che sarebbe il caso di far passare il più presto possibile. Grazie. Grazie a lei, prof. Grazie a lei, avvocato, mi scusi. Allora, adesso passiamo alle domande dei deputati. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, prego onorevole Cubeddu, poi l'onorevole Costanzo. Onorevole Costanzo, prego. Grazie Presidente, ringrazio gli auditi soprattutto per il prezioso contributo che ci hanno apportato questa mattina e anche con le memorie che sono state inviate, soprattutto frutto anche della decennale esperienza che probabilmente hanno vissuto dal punto di vista professionale sul campo. E così come è stato detto anche, l'intento di questa proposta di legge è proprio quella di preservare il principio mutualistico di cooperazione, che tra l'altro è previsto anche dall'articolo 45 della Costituzione, e quindi non vuole essere una proposta di legge contro, ma per la cooperazione e per le cooperative. Basti pensare che appunto, ragionando proprio su quello che è stato detto, l'attività di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che annualmente appunto fa le ispezioni, nel 2019 su 264 ispezioni, 162 sono risultate cooperative con criticità. Ed è proprio lì che dobbiamo andare, secondo me, intervenire per preservare appunto quel principio mutualistico della cooperazione che deve essere appunto tutelato. La proposta di legge è stata ovviamente redatta prima della pandemia. È ovvio che adesso con quello che è successo tutto viene un po' rivisto, rianalizzato. Io era proprio quello che volevo chiedervi, se alla luce attuale di come stanno le cose, questo progetto, che magari è anche ambizioso se vogliamo, in realtà poi può essere, secondo voi, fattibile alla luce appunto di quello che è successo anche nel mercato del lavoro e nel mondo del lavoro nazionale. Grazie. Grazie a lei, onorevole Costanzo. Prego, onorevole Cubeddu. Ecco, ringrazio, grazie Presidente, ringrazio gli auditi, ringrazio il professor Alleva per aver ben messo in evidenza come sia fondamentale, esaminando il problema delle cooperative, la separazione tra lavoratori e rapporto associativo, mettendo in evidenza quante anomalie, quanti falsi sono stati rinvenuti negli atti d'assemblea, laddove piccole società, lavoratori avevano coincidenza tra prestazione di lavoro e rapporto associativo e cooperative fittizie nate al solo scopo di fare cassa, diciamo così, e quindi il problema così diffuso delle cooperative, che reca un pregiudizio notevolissimo, è stato ben messo in rilievo anche dall'avvocato Guglielmi, che ha posto in evidenza come il vero problema in Italia sia un problema legato agli appalti, e quindi
Questo si vede anche in occasione dei trasferimenti d'azienda, soprattutto sotto il profilo delle tutele del rapporto previdenziale, laddove il rapporto lavorativo e il rapporto previdenziale sono due facce della stessa medaglia, ma spesso viene evaso il versamento previdenziale ed è difficile il recupero della contribuzione. Ringrazio veramente tutti gli auditi e soprattutto l'onorevole Costanzo per questa proposta di legge. La domanda che pongo è se con questa riforma si può avere anche, se ritenete, l'occasione di pensare un potenziamento della presenza e dei servizi ispettivi in questo ambito, se può essere d'aiuto anche a scopo preventivo. Grazie onorevole Cubeddu. Onorevole Segneri, la relatrice, prego. Sì, io ovviamente ringrazio i relatori per il prezioso contributo e mi associo a, mi pare che l'abbia detto, l'avvocato Raffone per quanto riguarda questa proposta di legge. Costanzo ha un'attenzione particolare a quello che riguarda il committente, quindi le responsabilità che il committente deve avere nel momento in cui sceglie un appalto, quindi sceglie una cooperativa a cui affidare un appalto. Io volevo chiedere su questo se ci sono eventualmente ulteriori suggerimenti che diciamo, i relatori ci possono dare, insomma gli auditi ci possono dare, sempre nel merito dell'articolo 10 soprattutto del codice degli appalti, sull'articolo 10 della proposta di legge che appunto novella l'articolo 50 del codice degli appalti, se ci potevano dare qualche suggerimento volto a migliorare la piena stabilità occupazionale del personale. Ovviamente la proposta di legge in sé è chiaramente molto esaustiva, ma siamo aperti ovviamente ad ulteriori suggerimenti in merito. Grazie mille. Grazie onorevole Segneri. Adesso diamo la parola al professor Viscomi. Prego onorevole. Sì, grazie a tutti i relatori. Veramente sarebbe interessante approfondire una serie di elementi. La legge è corposa, andrebbe approfondito ogni singolo comma, ogni singolo frammento. Questo però qui ora non è possibile, e però qualche dubbio, qualche curiosità per altri versi a me sorge dalla lettura del testo. Penso per esempio all'articolo 3, comma 1, laddove si modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge 142, in caso di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, il lavoratore ha diritto al compenso medio in uso per prestazioni analoghe, però poi si specifica non inferiore in ogni caso a quello spettante ove la prestazione fosse stata resa in forma subordinata. Quindi non capisco bene in questo caso se il lavoratore ha diritto, il lavoratore autonomo diciamo, diverso da quello subordinato, ha diritto al compenso medio in uso per prestazioni analoghe nel mercato del lavoro autonomo, o se si ha un'equiparazione fra il compenso previsto per il lavoro autonomo con quello previsto ove la prestazione sia stata resa in forma subordinata. Così come qualche dubbio mi pone l'articolo 8, comma 1 sempre, alla fine dell'1 bis, laddove si parla di evidente incremento di produttività e di risultato come condizione per legittimare un contratto di appalto tali da generare un evidente incremento di produttività e di risultato. Confesso che ho estrema difficoltà a comprendere qual è e quando è che un incremento di produttività è da considerarsi, o di risultato è da considerarsi evidente, se sia solo da considerare in più o anche in termini di risparmio per altri punti di vista, con una questione che abbiamo già conosciuto e così via. Io credo che sia, potrei approfondire per esempio sul caso della piena stabilità occupazionale prevista dall'articolo 10, che cosa significa esattamente questa garanzia della piena stabilità occupazionale del personale impiegato. Sono piccole osservazioni che mi venivano appunto dalla lettura, dubbi derivanti dalla sola lettura del testo, rispetto ai quali appunto vorrei sapere se sia possibile migliorare in che modo questo testo per renderlo più chiaro. Fermo restando che apprezzo e sottolineo e concordo anch'io con col collega Cubetto quando si pone una questione su che cosa può fare il controllo ispettivo per migliorare le condizioni di lavoro negli ambienti di cui stiamo parlando. Grazie.
Onorevole Murelli, prego. Ne approfitto, onorevole Murelli, e chiedo ai deputati che sono in linea e che stanno ascoltando l'audizione se vogliono fare domande, inviate un messaggio al dottor Cerreto oppure a me e vi faremo parlare. Quindi prego, onorevole Murelli. Grazie Presidente, scusate il ritardo, ma il treno è arrivato più tardi del previsto, quindi ho sentito solo l'ultima parte degli interventi. Sicuramente tutti molto interessanti e come si delineava, il problema delle false cooperative è sicuramente un problema molto importante, anche dal punto di vista giuridico, come dicevano gli avvocati e i professori che hanno appunto testimonianze che ci sono tante cause in corso. E la maggior parte dei problemi è collegato da una parte appunto che le false cooperative non pagano i contributi, sottopagano il proprio personale e poi una volta dichiarate fallite si riappropriano nelle procedure di concordato delle stesse cooperative per continuare quelli che sono lavori. Però questo compromette la reputazione anche delle vere cooperative, quelle che effettivamente lavorano rispettando le regole. E quindi dobbiamo andare a visionare se questa legge che è stata proposta giustamente nel suo articolato vada anche a toccare queste vere cooperative e che cosa comporta. Dall'altro punto di vista vediamo anche un evolversi della situazione perché grazie alle SRL semplificate l'assurdità è che le false cooperative si sono spostate nell'ambito di questa tipologia aziendale e quindi troviamo anche SRL semplificate che diventano appunto sotto forma di false aziende, vanno a sfruttare i lavoratori e allo stesso tempo si verificano queste situazioni. Quindi chiedo che cosa ne pensano di queste nuove realtà e se dobbiamo, nel momento in cui l'ultimo intervento faceva riferimento a degli articoli in cui va benissimo queste norme ma non si applicano al lavoro ordinario, si faceva riferimento anche a questi casi delle SRL semplificate. Grazie. Grazie a lei, onorevole Murelli. Io non ho altre richieste, quindi se vogliamo iniziare a dare delle risposte ai deputati, iniziamo come dal professor Alleva e poi seguiamo l'avvocato Carlo Giuliani, Vincenzo, l'avvocato, seguiamo l'ordine di prima sostanzialmente. Quindi prego, professor Alleva, se vuole rispondere. Collega professor Viscomi, riguardante diciamo, le caratteristiche dell'appalto di manodopera, perché sia. Professore, mi scusi un attimo, abbiamo saltato il primo pezzo perché non l'abbiamo sentito, quindi se può ripetere così almeno. Dicevo che tra le varie domande che ho sentito mi è interessato in particolare quella che è stata fatta dal collega professor Viscomi con riguardo agli appalti di manodopera. E cioè si dice cosa significa dire che deve avere una particolare pregio professionale, ma io credo che sia una idea, una dottrina, un concetto soprattutto da molto tempo. Ricorderò, così forse le si chiederà il problema, che ci fu una famosa sentenza della Corte di Cassazione ancora negli anni 90 che con riguardo alla legge 1369 si pose il problema dell'appalto diciamo leggero, l'appalto fatto essenzialmente di lavoro, ricordando appunto il caso di un comune che invece di gestire con proprio personale il suo centro di elaborazione se n'è rivolto all'esterno dando a una cooperativa di lavoratori, di persone l'appalto del centro stesso. E fu lì che la Corte di Cassazione disse ma c'è un vantaggio dal punto di vista produttivo, dal punto di vista sensibile, evidente, oppure le stesse cose che hanno fatto con gli esterni potevano farle con gli interni. Concluse, e fu importante, nel senso che quell'appalto era un appalto sulla manodopera e dava luogo quindi a una forma illecita proprio perché
non c'era questo know-how superiore di lui. Io penso che sia un concetto facilmente verificabile, facilmente utilizzabile. D'altra parte, vorrei segnalare che questo del lavoro che in quanto esprime un know-how superiore diventa se stesso una forma organizzata di azienda è valido anche per quello che riguarda, per esempio, il tema del trasferimento d'azienda. È lecito trasferire soltanto dei rapporti di lavoro? È lecito? È lecito quando? Quando per l'appunto vi sia, diciamo, un insieme di organizzato che esprime una superiore capacità professionale. Quindi questo è il concetto, secondo me, che è importante, centrale in questa legge, che sostituisce quello veramente, veramente insoddisfacente della gestione, della direzione da parte di personale, dell'appaltatore, il quale evidentemente può mettere benissimo a disposizione dei capi squadra, continuando situazioni di sfruttamento come precedente. Poi ci sono altri problemi, naturalmente, che sono stati toccati. Io ritengo importante che qui si parli, ad esempio, per quello che riguarda le cooperative, dell'equa ripartizione delle possibilità di lavoro, perché nelle cooperative spurie queste regolamentazioni interne, che intanto appaiono possibili in quanto per l'appunto vi è questo ruolo importante del momento associativo, fanno sì che tutto il rapporto finisca a correggersi su una rete di intimidazioni e di ricatti. Ne abbiamo fatto delle esperienze molto dolorose, e quindi ritengo che il ritornare alla pulizia del rapporto di lavoro subordinato vicino a quello associativo sia l'unica soluzione vera e da perseguire fino in fondo. Grazie professore, adesso diamo la parola all'avvocato Guglielmi. Prego avvocato. Sì. Grazie. Io sceglierei, così per essere rapido, poi ognuno, di accorpare tre domande che mi sembrano che possono avere tutte e tre grosso modo la stessa risposta. Una domanda è quella dell'onorevole, se sbaglio i nomi, vi chiedo scusa, Cubeddu, mi sembra di aver capito, che ci chiedeva ha senso prevedere un potenziamento ispettivo. Dell'onorevole Segneri, che ci chiedeva ulteriori suggerimenti sull'articolo 10, quindi sulla revisione del codice degli appalti, l'articolo 50 in particolare, clausola sociale, su cui in qualche modo interveniva anche l'ultimo intervento sulla necessità magari di meglio chiarire alcuni passaggi, ad esempio cosa potesse voler dire la piena stabilità. Ecco, io ho come dire, la convinzione, scusate se mi ripeto, che la risposta a queste tre domande sia la stessa e sia sempre l'articolo 2112. Vado a spiegare perché penso sia la stessa risposta a tutte e tre. Per quanto riguarda la domanda dell'onorevole Cubeddu, io come dire, dico questo, sicuramente i maggiori controlli ispettivi per definizione servono. Però che cosa succede? Succede che, come dire, noi abbiamo sperimentato come quando il controllo pubblico non riesce ad arrivare ovunque e la reazione individuale è troppo debole per potersi opporre, cioè il singolo lavoratore, c'è una possibilità intermedia, e cioè dare una possibilità di intervento e di controllo alle organizzazioni sindacali. Purtroppo, per quanto riguarda i cambi appalti, è un potere sostanzialmente inesistente. Per quanto riguarda invece le cessioni d'azienda, è un potere molto incisivo, è l'unica fattispecie che consente alle organizzazioni sindacali di usare l'articolo 28 e mettere nel nulla l'appalto, e che in qualche modo deve proprio andare a garantire quella piena occupazione che, se nell'articolo 50 potrebbe essere plurinterpretativo, quando c'è
la prosecuzione dell'intera azienda è immediatamente evidente su che cosa sia. Perché ci serve anche sull'articolo 50? Perché qua noi andiamo a incappare in uno dei, come dire, testacoda logico-giuridico di cui è pieno il diritto europeo. Perché? Perché la stessa Unione Europea è la stessa che da una parte ha un'interpretazione super estensiva della nozione di cessione d'azienda, in cui rientrerebbero sostanzialmente la totalità degli appalti, dei cambi appalto, perché ce l'ha sia per quanto riguarda quelli, diciamo, con subentro triangolato dal committente in apparecchiature importanti, qualunque esse siano, persino una mensa apparecchiature importanti, a una cucina, a una sala, eccetera, eccetera, sia quelli lavoro intensive. Però al tempo stesso la stessa Corte di Giustizia è severissima sul fatto che però non bisogna invece in America di appalto coartare la libertà del mercato imponendo a tutti i costi l'assunzione. Quindi la stessa Corte sullo stesso evento, cioè uno soggetto entra, un soggetto esce, a seconda di come nomina l'evento, è il massimo del garantismo e il massimo dell'ostacolo alle garanzie. Quindi che cosa è successo? È successo che con il codice dell'appalti noi abbiamo inseguito, abbiamo provato a dare garanzie al cambio appalto, che è quello che il diritto comunitario ci ostacola, e invece abbiamo continuato a ostacolare la disciplina del 2112, che è quello che il diritto comunitario ci chiede. Se noi riusciamo a fare questa operazione, lo stesso articolo 50 in qualche modo diventa meno importante, perché diventa un articolo che si occupa nei pochi residuali casi in cui non si applica l'ordinaria disciplina del cambio azienda. È un cambiamento culturale su cui non so se il paese è pronto, però penso che questa possa essere la risposta a tutte e tre le domande. Grazie avvocato Guglielmi. Adesso diamo la parola all'avvocato Vincenzo Martino. Prego. La ringrazio Presidente. Io sono di nuovo d'accordo con le risposte che hanno dato i miei colleghi. Del resto non è strano. Noi tutti e quattro abbiamo un'esperienza professionale nelle aule giudiziarie ormai lunga, e tutti e quattro queste cose non le apprendiamo dalla lettura di libri o giornali, non soltanto da quelle, ma le viviamo nella nostra quotidiana attività di assistenza di persone che vivono queste condizioni di lavoro come drammi personali e familiari, quindi sappiamo bene dove sono. Senza ripetere nulla di quello che è stato detto, vorrei dare una risposta all'onorevole Costanzo per dire che è vero che questa proposta di legge è stata pensata prima della pandemia, ma la sua approvazione è ancora più necessaria e urgente dopo la pandemia, e sia per una maggior consapevolezza del ruolo dello Stato, di controllo, eccetera, che credo sia l'esperienza positiva di questo dramma tremendo che ha colpito il nostro paese, non solo il nostro paese, ma anche perché è sempre più necessario introdurre dei principi morali, dei principi etici nella gestione dell'impresa e nel trattamento del lavoro, e questa legge va indubbiamente in quella direzione. Non possiamo ignorare che ci saranno risorse ingenti destinate al rilancio delle imprese che vanno spese bene, e la prima cosa da contrastare è l'infiltrazione criminale nella gestione, e l'infiltrazione criminale si realizza attraverso una gestione disinvolta degli appalti, in particolare degli appalti pubblici, ma non solo degli appalti pubblici. Questo è un punto centrale di cui il Parlamento si deve fare carico. Ha ragione anche l'onorevole Cubeddu quando pone il tema dei controlli ispettivi, perché non bastano le norme, bisogna poi farle anche rispettare. Le norme devono essere... Purtroppo negli ultimi anni i controlli ispettivi sono stati depotenziati. Paradossalmente anche quella che è stata presentata come un'operazione di razionalizzazione, cioè l'accorpamento di tre ispettorati in un unico ispettorato, ha peggiorato qualità e numero di controlli. Quindi anche qui bisogna dare un segno forte di inversione di tendenza, perché gli ispettori sul campo non bastano, non bastano. Lo vediamo di nuovo anche noi quando proviamo a far intervenire l'ispettorato del lavoro in situazioni critiche su cui il lavoratore non si può esporre perché rischierebbe il posto di lavoro. Non abbiamo risposte, non abbiamo quantomeno risposte adeguate. E quindi giusto il problema del rafforzamento dei controlli ispettivi.
Grazie avvocato, adesso l'ultimo intervento dell'avvocato Antonino Raffone. Prego avvocato. Grazie, io ancora una volta ribadisco che aderisco totalmente a quello che ha detto il mio collega. Volevo solo evidentemente per dire qualcosa di diverso, basta dire solo che sono d'accordo e raccolgo l'invito dell'onorevole Costanzo a ribadire e a sottolineare l'intervento, il principio mutualistico che è alla base del sistema cooperativistico. Le cooperative in Italia hanno quasi due secoli di vita e sono nate, si sono mantenute, sono cresciute e hanno attraversato anche regimi avversari proprio attraverso il principio mutualistico, che è stato abbandonato negli ultimi 50-60 anni, dal momento in cui è decaduta la legge del 1960, 60 anni fa. Il principio mutualistico significa però non solo occasioni di lavoro che vanno evidentemente attribuite e ripartite e controllate e controllabili dagli ispettori, ma anche sanzionando la mancanza di vera vita, partecipazione e vita sociale nell'associazione cooperativa. Io non ho mai visto un lavoratore che sappia quando c'è un'assemblea, che gli tengono delle quote sociali, e non sanno niente. È chiaro che da noi vengono in udienza, in causa vengono solo i malati, i lavoratori malati, così come quelli che vanno in ospedale, per cui tutto il mondo può apparire malato, tutto il mondo infettato dalle cooperative spurie. Ma purtroppo queste cooperative spurie, che una volta erano abbastanza infime minoranze, stanno dilagando, sono dilagate, hanno occupato l'intero mercato ed ovviamente la moneta cattiva ha sempre cacciato la moneta buona. Per cui io credo che il principio mutualistico vada rafforzato anche con qualche disposizione che ci può essere anche in questa legge, per cui si possa controllare la vera, reale vita sociale della società cooperativa. Grazie. Grazie a lei, avvocato. Abbiamo finito le risposte. Vi ringrazio ancora per la vostra esperienza e il vostro contributo. E dichiaro conclusa l'audizione. Grazie mille a tutti.